Grazie compagne e compagni. Il nostro partito ha organizzato questa iniziativa nazionale in una fase politica che guarda alle imminenti scadenze elettorali, le elezioni europee di maggio, ma anche la tornata di elezioni amministrative che riguarderanno alcune regioni e numerosi comuni italiani. I nostri compagni sono ora impegnati nella raccolta delle firme per la presentazione della lista del PC, un compito arduo che stiamo comunque affrontando con tutto l'impegno di cui siamo capaci. Io sono chiamato ad aprire i nostri lavori con questa relazione ponendo al centro il tema Europa. Questo avviene non solo perché, come detto, siamo in vista di elezioni europee, ma soprattutto perché sin dalla sua nascita con l'Assemblea Costituente del 2016, questo partito ha inteso il giudizio sull'Unione Europea e il conseguente che fare come un elemento discriminante della sua linea politica. Al cuore della netta divaricazione tra i nostri orientamenti e quelli del Partito Democratico sta precisamente la critica all'Unione Europea posta al traino della sua moneta unica e l'urgenza di un loro superamento. Il suddetto tema ha ovviamente un peso decisivo quando si ragiona di alleanze e di possibili coalizioni elettorali. Come era prevedibile, anche questa fase preelettorale ha indotto i soggetti politici e sociali ad organizzare tavoli di discussione in vista di possibili accordi. Su tali legittimi tentativi abbiamo già espresso una nostra valutazione. Leggo ad esempio da un mio recente editoriale pubblicato sul nostro sito: abbiamo provato a interloquire con le forze politiche e sociali della cosiddetta sinistra di alternativa. Lo abbiamo fatto col massimo di apertura unitaria, ma tenendo fermo nel contempo il nostro mandato congressuale, che ha visto la larga maggioranza degli iscritti determinata a non derogare da quattro convinzioni di fondo: l'impossibilità di accordi elettorali col Partito Democratico, la necessità di rendere visibile a sinistra una netta contrarietà a questa Unione Europea neoliberista e al suo traino monetario, un forte impegno contro la guerra e il riarmo, convenzionale e non, con conseguente messa in discussione dell'appartenenza dell'Italia alla NATO, la priorità del recupero della dignità e del valore del lavoro. Gli iscritti del PC si sono pronunciati per una presenza elettorale che connettesse il nome e il simbolo dei comunisti a tali temi, senza tralasciare eventuali interlocuzioni che non sacrificassero i suddetti contenuti di fondo e con essi la visibile identità del partito. Poniamo in cima alla nostra agenda la ricostruzione del Partito Comunista, ma in sintonia con la tradizione dei comunisti non rinunciamo a ricercare momenti di unità con soggetti politici a noi vicini a partire da concreti contenuti. In questo senso non ci convince un'unità a prescindere, non ci convincono alleanze elettorali dell'ultimo minuto dai contorni politici e programmatici incerti se non addirittura eterogenei. L'esperienza di questi ultimi anni ci dice che è bene evitare di costruire sulla sabbia in nome di un'urgenza con incerto futuro. Per questo, sin dall'inizio, non abbiamo partecipato all'ipotesi di coalizione guidata da Luigi De Magistris, troppa incertezza su contenuti di fondo, come appunto l'Europa, e sulla composizione della stessa coalizione. Nel merito è proprio il caso di dire: abbiamo già dato e abbiamo perso tempo e voti. Gli elettori non sono stupidi. La croce rossa di un'unità abborracciata non paga politicamente ed elettoralmente. Ho riproposto questa lunga citazione perché tra l'altro ritengo sia ora di lasciar parlare fonti e dichiarazioni ufficiali, evitando accuratamente di prendere sul serio le sciocchezze che capita di incrociare sui social network.
Ma veniamo al nostro tema. Entrando nel vivo dei contesti nazionali e delle rispettive vicende elettorali, il tema Europa ha polarizzato la discussione all'interno e tra i partiti comunisti del nostro continente. Una discussione particolarmente animata, talvolta diversificata, non tanto in riferimento all'analisi unanimemente condivisa circa la natura neoliberista e antipopolare dell'Unione Europea, quanto soprattutto sulla radicalità di tale opposizione, sul che fare e gli obiettivi immediati. A valle di tale discussione, che prosegue, il PC ha ritenuto importante, come è stato detto, sottoscrivere, assieme ad altri partiti comunisti e della sinistra di classe europea, l'appello contro gli orientamenti e le politiche di Bruxelles che in questa sala distribuiamo. L'appello è importante in quanto è espressione dell'unità di intenti del GUE, la sinistra unitaria europea, il raggruppamento politico interno al Parlamento europeo. Unità di intenti che, come è stato detto, reputiamo giusto preservare e consolidare. Dentro questo quadro ribadiamo il nostro specifico punto di vista sul merito della questione Europa. In estrema sintesi, pensiamo che il progetto europeo abbia proposto e sin dall'inizio formalizzato in trattati una società a misura degli interessi del grande capitale finanziario e a discapito della stragrande maggioranza della popolazione. Oltre a ciò, come conseguenza della competizione tra capitali continentali più forti e quelli più deboli, nonché a dispetto della denominazione utilizzata, Unione, non vi è stato alcun processo di integrazione tra i Paesi membri, ma al contrario l'ulteriore divaricazione di economie già in partenza diseguali. Basta scorrere i dati economici degli ultimi due decenni per confermare tale giudizio complessivo, a cominciare da quelli concernenti il potenziale manufatturiero dell'Italia e in genere dei paesi dell'Eurozona, a partire dall'introduzione della moneta unica. Ebbene, essi evidenziano per il nostro paese, cito da una ricerca Numisma del 2015, un ridimensionamento di base produttiva senza precedenti nella storia italiana, se si fa eccezione per le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Questo è quello che dice il rapporto. Fino all'introduzione dell'euro, l'Italia aveva una capacità manifatturiera per abitante perfino superiore a quella dell'economia tedesca. Dunque, era più industrializzata della Germania in rapporto alla popolazione, un paradosso, ma è così. Con la moneta unica vigente, tale vantaggio si è annullato. E a partire dal 2007, con l'esplodere della crisi, il gap è poi divenuto negativo, principalmente a seguito della caduta dell'industria italiana. Ma attenzione, il trend negativo era iniziato con la moneta unica. In Italia l'involuzione è ben visibile sotto il profilo del calo del numero di imprese manifatturiere. Ed anche il reddito pro capite degli italiani fino al 1996, grosso modo in linea con quello degli altri paesi europei e UE, dell'Unione Europea, da quella data prende inesorabilmente a scendere. La discesa ovviamente ha riguardato in particolare i livelli retributivi, oltre che le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. All'inizio di questa riunione abbiamo sentito che cosa vuol dire per i lavoratori e le lavoratrici italiane questa condizione. Quel che vale per l'Italia vale in generale per i paesi dell'area mediterranea, in contrapposizione a paesi del nord Europa. Si è cioè in presenza, torno a citare Numisma, di un vero e proprio processo di polarizzazione geografica centro-periferia. Il potenziale manifatturiero infatti decade in Grecia, Portogallo, Spagna, Italia e Francia, mentre aumenta o si consolida in Germania, Olanda, Austria, Finlandia. L'involuzione qui evidenziata mostra una tendenza in atto verso una sperequata specializzazione per aree economiche all'interno di una stessa zona valutaria, sulla cui base da un lato si va verso il monopolio manifatturiero tedesco e dall'altro verso
il rischio di una desertificazione produttiva, penso in particolare ad esempio al Mezzogiorno d'Italia. Come si spiega un tale disastro? Parlare di errori è improprio. Si tratta degli effetti di un orientamento che, come abbiamo detto, è funzionale al grande capitale finanziario. La compagine europea si è trovata a dover fronteggiare, sin dalla sua nascita, gli squilibri causati dai differenziali di competitività esistenti al suo interno, in particolare la divaricazione nell'andamento delle bilance commerciali. La strada scelta per tentare un riequilibrio qual è stata? È stata quella dell'abbattimento del costo del lavoro per unità di prodotto, con l'obiettivo di incrementare la produttività dei paesi periferici e sanare i loro conti con l'estero. Ma il risultato è stata la distruzione della domanda interna di questi paesi. Il caso Grecia, a tale riguardo, è paradigmale. La medicina somministrata si è rivelata per il grosso della popolazione molto peggiore del male. Insomma, con l'Unione Europea il cambio di prospettiva è stato strutturale. Il compromesso sociale realizzatosi nella seconda metà del secolo scorso aveva prodotto l'avvento di un capitalismo interventista teso a stabilire la propria egemonia sulla base dei principi della democrazia costituzionale e del riconoscimento del diritto al lavoro. Non a caso fu questa la temperie storica in cui venne alla luce la Costituzione italiana e in cui il Partito Comunista Italiano concepì la prospettiva di una democrazia progressiva. Il processo di integrazione europea, viceversa, ha prodotto lo Stato minimo, il cosiddetto Stato minimo, l'onnipresenza del mercato capitalistico, il laissez-faire, il lasciar fare alle regole del mercato. Con ciò si è compiuto il coronamento di un lungo processo di recupero di potere da parte delle classi dominanti. Con il varo dell'UE, con l'accentramento della politica monetaria in capo ad un organismo indipendente qual è la BCE, e con la sottrazione delle politiche fiscali e di bilancio all'autonoma disponibilità dei singoli governi, la dogmatica liberista è divenuto un imperativo scolpito nei trattati europei. È il trionfo, faccio una citazione di un economista famoso, di Friedrich von Hayek, economista liberista per eccellenza, il quale, per impedire il finanziamento dell'intervento pubblico, predicava precisamente lo sganciamento della creazione di moneta dal controllo dei governi, dei singoli governi, quello che accade oggi. Come è noto, i trattati dell'Unione vietano il finanziamento del debito dei singoli stati, impedendo quello che dovrebbe essere una normale funzione politica monetaria esercitata da una banca centrale nazionale, creare liquidità per fornire allo Stato risorse da spendere in servizi essenziali, politica industriale, sanità, istruzione. Il governatore della BCE, l'italiano Mario Draghi, ha provato a infrangere il suddetto divieto. Lo ha fatto con alterni risultati, superando l'evidente irritazione tedesca. E comunque il suo mandato scadrà a ottobre di quest'anno. In ogni caso, finché ai governi dell'Europa mediterranea sarà precluso il ricorso ai normali autonomi strumenti di controllo macroeconomico, politica dei tassi di interesse, politica dei cambi, politica di bilancio, si può prevedere che sarà impossibile per essi sottrarsi a un destino di impoverimento industriale e purtroppo di disoccupazione. Dire questo, compagni e compagni, non significa cedere a pulsioni nazionalistiche. Anzi, la storia recente, e in particolare quella dell'Unione Europea, insegna che proprio il trasferimento delle suddette funzioni ad autorità di livello sovranazionale, a Bruxelles, insomma, apre la strada all'approfondirsi delle contraddizioni di classe imposte dal neoliberismo e per contrasto al diffondersi del nazionalismo reazionario. Consegnati ad un contesto in cui l'esistenza di una moneta unica preclude ai singoli paesi la possibilità di svalutare la propria moneta, così da dare ossigeno all'export, e in cui si impedisce il ricorso alla spesa pubblica per investimenti, ai paesi periferici
non resta che stringere i cordoni della politica salariale e del mercato del lavoro. Questo è il risultato. Del resto, è nel cuore dei trattati europei che troviamo i presupposti di quella politica neoliberista ostinatamente perseguita anche nel vivo della crisi capitalistica. Libera circolazione dei capitali, modernizzazione a sostegno dell'innovazione finanziaria, apertura indiscriminata dei mercati e fiducia nelle virtù autoregolatrici di questi ultimi. Nel Trattato di Lisbona leggiamo, cito, tutte le restrizioni ai movimenti di capitale tra gli Stati membri e i Paesi terzi sono interdette. Libera circolazione dei capitali. Ciò è detto in barba a qualunque impegno per contrastare movimenti speculativi o imporre vincoli al flusso di capitali, ad esempio attraverso la tassazione. Il nucleo ideologico indiscusso resta qui il rispetto di un'economia di mercato, è una citazione, aperta, in cui la concorrenza è libera. Imprese e servizi pubblici sono sottomessi a tale dogma. Non c'è quindi da stupirsi se da Bruxelles sono piovute direttive che incoraggiano le privatizzazioni o l'adozione da parte delle imprese pubbliche dei criteri di redditività del privato. Né può sorprendere che il trattato medesimo giudichi, cito, incompatibili con il mercato interno gli aiuti da parte degli stati che minacciano di falsare la concorrenza. Niente più intervento pubblico, falsa la concorrenza. Questa è la filosofia di fondo di Bruxelles. Ci vuol poco a capire come le suddette regole entrino in rotta di collisione con la nostra Costituzione, facendo profilare una vera e propria nuova questione nazionale. A scanso di sciocchi equivoci, è bene in proposito ricordare che, detto banalmente, c'è una totale contrapposizione tra l'approccio a questo tema di un Matteo Salvini e quello, per esempio, di un Antonio Gramsci. Tra chi cioè predica un regressivo ripiegamento nazionalistico e chi invece si propone di costruire un'opposizione vincente al blocco di potere capitalistico transnazionale, scegliendo di volta in volta nel conflitto di classe i terreni di lotta più favorevoli alle classi popolari. Il fatto è che trattati dell'Unione e Costituzione italiana confliggono sul piano dell'ispirazione di fondo, dei principi che sovrintendono al vivere associato. Difendere la nostra Costituzione dal pervasivo attacco del neoliberismo, preservandone la preminenza giuridica e di orientamento politico generale, è un modo giusto di ridare valore, il valore di una lotta progressiva, ad una questione nazionale che nella fattispecie fa tutt'uno con la tenuta degli assetti democratici. L'esperienza di questi anni ci obbliga, insomma, a prendere atto dell'impianto concettuale e normativo con cui ha preso forma l'Unione Europea. Oggi non possiamo non trarre le conseguenze politiche della sua strutturale irriformabilità. Lo stesso trattato di Aquisgrana, siglato da Germania e Francia lo scorso gennaio, purtroppo non modifica l'attuale situazione dell'Unione, anzi, per certi versi ne aggrava i limiti intrinseci, approfondendo il solco tra chi conduce e chi segue come l'intendenza. Il trattato rafforza una zona economica franco-tedesca con regole comuni, supportata da un più stringente coordinamento tra le istituzioni dei due paesi e dalla cooperazione tra le loro forze armate. Inoltre assicura alla Germania, accanto alla copertura dell'ombrello nucleare francese, l'appoggio della Francia nella rivendicazione di un posto di membro permanente nel Consiglio Sicurezza dell'ONU, seggio per altro verso reclamato per un rappresentante dell'Unione Europea e non che non sia necessariamente un tedesco. In definitiva, l'impressione è quella di un matrimonio che cura gli interessi reciprochi di due stati nel quadro di un'Unione sempre più divisa, messa a dura prova dalla Brexit, ma anche dalle pulsioni imprevedibili di governi come quello italiano,
debilitata dalle spinte euroscettiche, pressata da destra dal costituirsi al suo interno di una nuova Lega Anseatica, un fronte liberista di paesi nordici insofferenti a grandi progetti comuni che costringano a condivisioni solidali, vedi la gestione continentale dell'immigrazione, di cui non se ne vuol sentir parlare. Siamo bel dire, è un problema europeo, ma non se ne vuol sentir parlare. E questi paesi, tra l'altro, sono insofferenti alla possibilità di integrazione fiscale a danno di certi privilegi. Insomma, la percezione è quella del ciascuno per sé. Nel frattempo, in Italia, ma non solo in Italia, assistiamo ad una preoccupante involuzione del quadro politico. Le destre stanno imprimendo un segno reazionario ad una sempre più diffusa opposizione all'Unione Europea. Ad esempio, strumentalizzando il tema dell'immigrazione, enfatizzando pulsioni di chiusura autarchica e xenofoba. La sinistra di classe, e in essa i comunisti, non possono stare a guardare, lasciando senza una sponda i genuini contenuti di classe dell'opposizione all'Unione Europea e alle sue politiche antipopolari. In politica non esiste il vuoto. Laddove si crea, qualcuno verrà ad occuparlo. Se non siamo noi a farlo, saranno le destre. Non si può continuare a disquisire di Europa senza cogliere l'emergenza politica in cui siamo precipitati e con essa l'urgenza dell'esplicitazione di una posizione chiara. L'attuale governo italiano, che in questi giorni appare intenzionato ad aprire un auspicabile confronto con la Cina sul tema della cosiddetta Via della Seta, tirandosi per questo addosso un profluvio di critiche da parte dell'atlantismo nazionale e non, non ha però mostrato lo stesso coraggio nei confronti dell'Unione Europea. Aveva dato questo governo inizialmente ad intendere di voler invertire l'atteggiamento di rassegnata acquiescenza adottato negli anni scorsi dai governi di centrodestra e centrosinistra. In realtà, davanti alla pressione esercitata dai rigoristi di Bruxelles e Berlino, la stessa manovra economica per il 2019 ha dovuto essere ridimensionata a suon di tagli di miliardi rispetto alle spese in un primo momento previste, con il ridimensionamento delle due misure cardine, reddito di cittadinanza e quota 100, che sono stati ridimensionati nei soldi a disposizione, con nuove dismissioni di immobili pubblici, con il congelamento di 2 miliardi in vista del rispetto degli obiettivi di bilancio e soprattutto con il raddoppio delle cosiddette clausole di salvaguardia sull'IVA, una spada di Damocle a tutela dei vincoli di bilancio europei che obbligherà a trovare 23 miliardi di euro di copertura per il 2020 e 29 miliardi per il 21 e 22, onde evitare gli aumenti della suddetta imposta, dell'IVA. Una bella spada di Damocle. Al di là delle altisonanti dichiarazioni di intenti, la verità è che nella gabbia delle regole di Maastricht non ci può essere alcuna politica espansiva e di incremento degli investimenti pubblici. Alla base della filosofia rigorista di Bruxelles sta il dogma dell'abbattimento del debito pubblico. Nonostante il nostro Paese abbia vantato costantemente avanzi primari da record, avanzi primari cioè a dire entrate dell'amministrazione pubblica superiori alle spese, al netto della spesa di interessi. In presenza quindi di una condotta contabilmente virtuosa, ma che ha significato consistenti sacrifici delle classi subalterne, delle popolazioni, nonostante questo, non si è prodotta alcuna riduzione del debito pubblico e il bilancio italiano continua ad essere taglieggiato da un'esorbitante spesa per interessi. Giustamente, sono in tanti a ricordare, a chi è debole di memoria, che nel 2008, l'anno dell'esplosione della crisi finanziaria capitalistica,
I bilanci pubblici hanno erogato 10.000 miliardi di dollari, 10.000 miliardi di dollari per salvare e risanare banche e istituti finanziari privati. Gli stessi istituti e banche con le quali gli stati si sono poi indebitati per curare i buchi dei loro bilanci. Ovviamente su questo l'Unione Europea non ha avuto niente da dire. Tutto regolare. Ma anche al netto di tali evidenti favoritismi di classe, il diabolico meccanismo del debito non dovrebbe essere un destino inevitabile. Innanzitutto c'è da chiedersi come mai l'Unione Europea abbia eletto a parametro guida e sanzioni solo il debito pubblico. Si tratta di una scelta incomprensibile e ingiusta. Noi comunisti diciamo che è una scelta marcatamente di classe. Perché, ad esempio, non si prende in considerazione, accanto al bilancio di un paese, la situazione finanziaria del commercio estero, l'attivo e il passivo delle partite correnti? Perché non considerare, accanto al deficit di bilancio, quando cioè il governo spende più di quanto incassa, perché non considerare ad esempio il deficit commerciale quando le importazioni superano le esportazioni? Non stiamo scegliendo a caso l'esempio. Si tratta del cosiddetto deficit gemello, twin deficit, che dà conto in termini più esaustivi della salute economica di un paese, dunque non solo il debito pubblico, ma per esempio anche i conti con l'estero. Come è stato recentemente sottolineato dallo stesso Paolo Savona, alla luce di tale doppio parametro, l'Italia risulterebbe parzialmente riabilitata, tanto per parlare del nostro paese, poiché vanta un saldo positivo di parte corrente sull'estero, che andrebbe a compensare il deficit di bilancio. In ogni caso, essa si posizionerebbe strutturalmente meglio di altri paesi che convivono con il doppio deficit. Noi no. Penalizzare unicamente il bilancio significa penalizzare la spesa sociale e le provvidenze a favore delle classi popolari, a riprova del carattere di classe degli orientamenti di fondo di quest'Unione Europea. In definitiva, il debito pubblico dovrebbe essere uno dei parametri sensibili da tenere in considerazione. Se fosse l'unico, come di fatto è, si incorrerebbe nel paradosso recentemente segnalato in rete da un intelligente navigatore che si firma un cittadino europeo, almeno per il momento, il quale chiede polemicamente al commissario Unione Europea Moscovici: ma se il modello di sviluppo al quale dovremmo puntare, si chiede perché il modello di sviluppo al quale dovremmo puntare assomiglia al virtuosissimo Botswana, che è un paese africano che ha un bassissimo rapporto debito-PIL, bassissimo, 22,3%, e che per questo raccoglie l'ammirazione dei mercati finanziari e delle agenzie di rating, tutti contenti per il Botswana. È già, però peccato che nel virtuoso paese africano, Botswana, non ci sia un servizio sanitario nazionale. Il 30% della popolazione è affetta da AIDS, il 40% vive con meno di $2 al giorno. Uno splendido modello, quindi, questo che ci impone Bruxelles di guardare solo al debito pubblico. L'imperativo del debito pubblico sta alla base delle fallimentari politiche imposte dai tecnocrati di Bruxelles. Come noto, il dato saliente, quello costantemente monitorato, incluso tra i parametri di Maastricht, non è il volume assoluto del debito, ma il suo rapporto con la ricchezza prodotta, il PIL, il famigerato PIL. L'establishment europeo impone che si riduca a tappe forzate tale rapporto per avvicinarlo progressivamente al 60%, come previsto dalle regole di Maastricht. Essendo questo rapporto debito-PIL a dover essere ridimensionato, attenzione, non servirebbe a nulla tagliare il numeratore, il volume del debito, non servirebbe a nulla tagliare il debito se così facendo si producesse un decremento del denominatore, della ricchezza prodotta dal paese.
È proprio quello che purtroppo accade tagliando la spesa pubblica e i redditi del lavoro. Si dà un colpo allo sviluppo, ridimensionando la ricchezza prodotta e in questo modo vanificando i tagli e i sacrifici imposti. Insomma, ci troviamo a rincorrere una lepre che non raggiungiamo mai in questo modo. Eppure, cari compagni e care compagne, argomentazioni come questa restano inascoltate e in tempi non molto lontani, la sinistra, che oggi sembra addormentata, non mancava di far sentire la propria voce. Prima che deflagrasse la crisi che a tutt'oggi fa sentire i suoi effetti, nel 2006 comparve, ad esempio, un appello di economisti italiani, tra i quali figuravano voci autorevoli, come quelle di Pierangelo Garegnani, Paolo Leon, Augusto Graziani, che erano schierati non a favore dell'abbattimento del debito, anzi erano contrari, ma a favore della stabilizzazione del debito, che è un'altra cosa. Certo, poi la crisi verticale del sistema finanziario privato e i titanici interventi in suo soccorso, operati come è stato detto con denaro pubblico, hanno finito per enfatizzare il problema del debito degli stati. Tuttavia, resta il quesito di fondo. Se permane l'imposizione agli stati di draconiani vincoli di spesa e se l'unico esborso di risorse finanziarie pubbliche di fatto concesso dall'Europa è quello che va in direzione del pagamento del debito e degli interessi sul debito, ma chi darà ossigeno alla cosiddetta ripresa? Da qualunque parte si guardi, cari compagni e cari compagni, il tema di un radicale cambiamento di prospettiva si pone con urgenza. Per concludere, noi pensiamo che continuare a sostenere la possibilità di una correzione dall'interno dell'Unione Europea, senza trarre un bilancio dagli anni trascorsi, non equivalga a una posizione responsabile. All'opposto ci pare configuri una fuga dalla realtà. Si tratta di un orientamento che potrebbe essere sintetizzato nella seguente formulazione: provare a superare il rigore neoliberista e l'austerità tedesca senza però mettere in discussione l'euro e l'Unione Europea. Qui sta lo snodo cruciale. Alla luce dei fatti, questa formulazione risulta un'impossibile quadratura del cerchio. Riproporla oggi equivale a un'operazione retorica che di fatto rischia di riempire il non detto di un adeguamento all'ordine dato delle cose. Non a caso, nel panorama della sinistra di classe italiana, sono ormai tanti gli economisti, marxisti ma anche non marxisti, che hanno esplicitato un giudizio definitivo circa l'irriformabilità dell'Unione Europea. Hanno invitato le forze politiche della sinistra a non continuare ad alimentare un sogno che è diventato un incubo, a riconoscere con nettezza che purtroppo questa è l'Europa della deflazione salariale. Non ci piace, ma è così. Unico vero obiettivo perseguito con determinazione dalla tecnocrazia di Bruxelles e Berlino in vista di un riequilibrio verso il basso della compagine continentale. Insomma, nella gabbia liberista dell'euro la sinistra muore. Per quanto impervio, occorre intraprendere con urgenza un percorso per il superamento della moneta unica e del connesso assetto istituzionale. Questo è quello che propone il Partito Comunista Italiano oggi. Per questo in Europa si è fatta largo la necessità di pensare a un piano B di superamento dell'UE e dell'euro, che non attenda indefinitamente e invano risposte alla richiesta di un piano A di riforma della stessa UE e delle sue regole. Richiesta in realtà difficile da proporre anche alla luce delle modalità di una votazione che prevede l'unanimità. E ci si è impegnati a individuare un concreto cammino per uscire a sinistra dall'impasse, senza lasciare la palla alle destre, con una chiara linea di rottura. C'è oggi una sensibilità potenzialmente ampia che guarda con favore a un superamento dell'Unione Europea, auspicando un'Europa che dall'Atlantico agli Urali sia un'unione intergovernativa di sovranità nazionali democratiche,
Sarà bene dare a tale obiettivo più solide gambe politiche. Grazie compagni.